Papa Francesco è saltato sulla sedia quando ha visto che c'è un fratello cardinale che tra bonifici, conti correnti, depositi in titolo ha un gruzzolo, un patrimonio, pensate, che sfiora i 5 milioni di euro. Vi porto all'interno dei Sacri Palazzi, vi porto nelle stanze dove ci sono state le riunioni più riservate con il Papa e dove si sono e si devono decidere le sorti di questo piccolo Stato. Universale racconta l'ultima grande battaglia di Papa Francesco per evitare il crack, il fallimento dello Stato-Città del Vaticano. Bisogna tornare indietro al 14 maggio del 2018 quando il Papa incontra i suoi più fidati cardinali con i dati economici alla mano che svelano appunto una situazione catastrofica. Giudizio Universale racconta e parte da qui, da quella riunione riservata. I tecnici dei soldi indicano un tempo massimo di 5 anni, entro il 2023 bisogna evitare il crack e quindi imporre quelle drastiche misure economiche, finanziarie, per evitare che poi questa cosa si possa ripercuotere in maniera insostenibile su tutta quella che è la Chiesa nel mondo, che anima 1.300.000.000 di cattolici. Cosa accade? Da una parte ci sono le misure di Papa Francesco, ci sono i tagli della spesa, le esortazioni a risparmiare, i controlli sui conti nelle banche segrete del Vaticano, io ne individuo ben tre, due oltre allo IOR, che è già più, la banca più conosciuta. Dall'altra parte ci sono delle situazioni insostenibili. Pensate che il 25% del patrimonio immobiliare del Vaticano non è affittato, un 15% è affittato a canone zero. I report riservati, oltre 3.000 documenti che utilizzo per fare questo libro insieme a interviste, a viaggi che ho compiuto negli ultimi 2 anni, ebbene da questi documenti emerge che ancora oggi una parte importante dell'attività viene fatta a mano, non con la macchina per scrivere, non con i computer di ultima generazione, i dati vengono trascritti a mano con una facilità di errore e soprattutto aiutando chi? I mercanti del Tempio. Chi sono i mercanti del Tempio? Sono quelli che hanno in mano magari il Vangelo, ma che invece fanno dell'altro, si interessano delle proprie tasche, dei propri privilegi, del proprio potere. Pensate che dei soldi che entrano per la beneficenza diretta del Santo Padre, ogni 10 euro in realtà il Santo Padre può usarne solo una, perché le altre 9 euro servono per sostenere i conti in rosso appunto della Curia Romana. E poi ci sono gli arricchimenti anche personali, ci sono o delle situazioni patrimoniali che poco hanno a che fare con il dettame di questo pontificato rivolto ai poveri. Penso ad esempio a tutti i conti correnti che vi svelo e racconto in un capitolo allo IOR o nelle altre banche. Ebbene, Papa Francesco è saltato sulla sedia quando ha visto che c'è un fratello cardinale che tra bonifici, conti correnti, depositi in titolo ha un gruzzolo, un patrimonio, pensate, che sfiora i 5 milioni di euro. E questo con la povertà, con la credibilità della Chiesa, stando alle encicliche e alla parola del Papa, cosa c'entra? Con un Papa che va nella terra di San Francesco d'Assisi, il primo a chiamarsi Francesco nella storia della Chiesa.